Bella a tutti ragazzi, io sono Valerio e oggi siamo nella recensione dell'episodio 123 di Dragon Ball Super. Ragazzi, oggi sperimento una cosa, provo a fare una recensione flash, cioè meno di 5 minuti di recensione, vediamo se riusciamo a farla e soprattutto sbrighiamoci. Per questo episodio non è molto difficile fare una recensione flash perché mi aspettavo di più, diciamo, da questo episodio, dato che i disegni in certi casi sono belli, ma in certi casi... un po' si sbava, forse perché siamo abituati ai disegni bellissimi che stiamo vedendo negli ultimi tempi e negli episodi. Ma ritornando alla durata dell'episodio, secondo me è veramente molto molto breve, perché non tanto per l'episodio, perché comunque dura sempre 25 minuti, comprese di sigle e cose varie, ma proprio perché di contenuto c'è veramente poco. Possiamo iniziare intanto con le cose secondarie, come Dispo contro Freezer, dove vediamo Freezer qua che si pavoneggia e dice tanto non mi hai fatto niente, tanto che vuoi da me. Anche se lo vedremo in forma Golden, secondo me con Dispo ancora c'ha qualche dubbio. Poi vediamo Toppo che combatte ovviamente contro Gohan e numero 17. Diciamo che non si riescono ancora a coordinare proprio perché non hanno mai combattuto insieme. Però a numero 17 gli viene un'idea, come al solito suo, perché lo stiamo vedendo veramente attivo in questa serie e soprattutto in questa saga. Veramente un personaggio che, a parer mio, come vi ho sempre detto, mi sta piacendo tantissimo. E infatti ha detto: io lo intrappolo e tu butti fuori sia lui che me. Va bene, infatti praticamente si fa, diciamo, colpire da Toppo, crea la sfera di energia che solitamente usa per difendersi, in modo che Gohan, lanciando una Kamehameha, li butta giù, ma ovviamente Toppo non si fa fregare e si libera da questa trappola, anche se stava per cadere. Dopodiché abbiamo la cosa più interessante, cioè il combattimento contro Jiren di Goku e Vegeta. Eravamo rimasti che Vegeta era veramente abbattuto, proprio non riusciva a muoversi. Però invece in questo episodio lo vediamo rialzarsi, ma dopo che Goku ha combattuto un po' con Jiren. Infatti c'è questo scambio di pugni, di calci e soprattutto c'è il Kienzan lanciato da Goku, che riesce a trasformare questi dischi in qualcosa di veramente interessante, perché in una roccia caduta fa finta, diciamo, di essere sconfitto e fa cadere Jiren. Jiren ovviamente però non si fa fregare in questo modo, infatti diciamo attiva un po' del suo vero potere, come viene detto da Belmod, e riesce a ritornare in campo dando una spinta fortissima alle pietroline piccoline, quindi diciamo che anche ad agilità è messo veramente bene, ma questo lo sapevamo. Poi scopriamo il vero potere, almeno l'inizio del vero potere di Jiren, cioè i pugni infuocati che riesce a mandare senza toccare l'avversario. E infatti, come vediamo qua, lui lancia una specie di raggio dal pugno che non colpisce Goku, però in successione viene colpito da moltissimi pugni, probabilmente lanciati dallo stesso Jiren. Più che probabilmente, certamente lanciati da Jiren. Addirittura Goku dice che sono gli attacchi più forti che abbia mai subito, quindi è una cosa veramente interessante. Dopodiché Goku e Vegeta dicono: ora basta, Jiren deve morire. E infatti tutti e due attivano il loro vero potere, quindi Goku mette il Kaioken fortissimo e Vegeta per la prima volta raggiunge una forma nuova senza perché volesse superare Kakarot, anche se in verità anche un po' quello lui lo vuole superare, però soprattutto si vede che lui vuole sconfiggere Jiren per riportare in vita l'universo 6, o perlomeno il pianeta dei Saiyan dell'universo 6. Quindi una cosa molto nobile dal Vegeta. Non si vede molto di combattimento, fatto sta che iniziano a combattere proprio con lo stesso Jiren. Nel prossimo episodio non si evolverà molto questo combattimento, ma si vedranno personaggi Freezer e Gohan contro Dispo, quindi probabilmente Dispo se la vedrà molto male nel prossimo episodio. In più, una cosa molto interessante, alla fine dell'episodio si vede Beerus, o Bills che si voglia, con un'aura intorno, è veramente arrabbiato. Adesso io non so cosa immaginarmi, però sono molto molto esaltato per il prossimo episodio. Ragazzi, se vi è piaciuta questa recensione flash, fatemelo sapere con un commento, così almeno diciamo che la recensione è più breve, la riuscite a seguire più velocemente e in modo migliore. Come dico sempre, vi ricordo di passare dal nostro canale, andare a vedere anche gli altri video caricati da me e da Francesco. Passate dal nostro blog e dalla nostra pagina Facebook e noi ci vediamo la prossima settimana con una nuova recensione. Ciao!